Ciao ragazzi, sono Alessio Corredo di Social Media Hacks Italia ed oggi in questo video parleremo della differenza tra la pagina personale e la pagina business su Facebook. La pagina personale nasce con l'obiettivo di aggiornare amici e parenti sulla tua vita, quindi condividere con loro quali sono le novità sul tuo lavoro, quali sono le novità sulla città in cui vivi, perché ti sei trasferito in quella città, se ti sei fidanzato, se ti sei sposato, se ti sei lasciato con la tua partner, eccetera, eccetera. Per questo motivo ti offre la possibilità di inviare messaggi privati ad amici e sconosciuti. Nel video precedente abbiamo discusso di Messenger come categoria di Facebook, quindi non penso sia necessario ripetere quelle che sono le caratteristiche, le feature della messaggistica privata su Facebook. La terza differenza è che Facebook ti dà modo di personalizzare la privacy della tua pagina personale, cosa che non succede nelle pagine business. Ovvero, per quanto riguarda la pagina personale, tu hai la possibilità di mostrare i tuoi contenuti alle persone che preferisci sulla base di alcuni criteri che preferisci. Quindi immagina un giudice, immagina anche un professore. Se avesse il profilo aperto e potesse ricevere messaggi da chiunque, quindi da persone che ha condannato oppure da suoi studenti, la cosa potrebbe diventare complicata e particolarmente noiosa. Per questo motivo Facebook ti dà la possibilità, attraverso le impostazioni, di modificare la tua privacy e rendere il tuo profilo visibile alle persone che preferisci. Dato che l'obiettivo della pagina personale su Facebook è semplicemente quello di connetterti con le persone a cui tieni, con i tuoi amici e i tuoi parenti, il reach medio in percentuale è nettamente superiore rispetto a quello delle pagine business. Perché? Per un motivo molto semplice. Perché Facebook, ovviamente, è un'azienda, non è un no profit, quindi deve generare dei profitti. Nel momento in cui capisce che tu attraverso la tua pagina business puoi fare dei soldi, cerca di prendere la sua fetta e dirti: ok, facciamo i soldi, ma facciamoli insieme. Quindi sa che attraverso i tuoi contenuti tu generi dei guadagni e dice: per far sì che tu possa mostrare i tuoi contenuti a quelle persone, paghi Facebook Ads. Per questo motivo il reach delle pagine Facebook sta scendendo sempre di più, man mano che passa il tempo. Abbiamo un limite di 5.000 amicizie sui profili personali, senza considerare la possibilità di essere seguiti, però anche la passa attraverso la privacy, cosa che non succede nelle pagine business, ma arriveremo in un attimo a questo argomento. Passiamo quindi alla pagina business. Le caratteristiche della pagina business sono abbastanza semplici, dal momento che la pagina business nasce con un unico obiettivo, e quell'unico obiettivo è il mero denaro. Detto questo, se ci concentrassimo unicamente sul mero denaro, probabilmente andremo a cercare di vendere in maniera un po' troppo invadente i nostri prodotti ai nostri clienti. Per questo motivo il consiglio è quello di andare a creare contenuti di valore e prendersi cura del cliente a prescindere dal fatto che questo compri o non compri i nostri prodotti. Un'altra caratteristica molto interessante della pagina business è quella di poterla collegare al tuo sito, al tuo indirizzo, alla tua email, al tuo numero di telefono. Addirittura puoi anche collegare una mappa e far sì che le persone, cliccando sulla tua pagina, possano accedere al tuo indirizzo direttamente da Google Maps. E questo è molto interessante soprattutto per i local business, quindi per quelle attività che sono un po' più piccole, che non vendono online e hanno necessità di fare leva prevalentemente sui clienti che abitano nella loro zona, che abitano vicino al loro negozio, eccetera. La pagina è pubblica, quindi ovviamente non c'è modo, non c'è alcun modo di renderla privata, anche perché non avrebbe senso renderla privata e nasconderla solo ad alcune persone. E cresce con i mi piace. A differenza del profilo personale, in cui abbiamo un gioco di amicizie, una richiesta di amicizie, nella pagina business abbiamo solo delle persone che ci seguono, quindi delle persone che mettono mi piace ai nostri contenuti, e non c'è un limite preciso di persone che possano piacciare la nostra pagina. Ci sono pagine che hanno milioni di mi piace. La prossima slide invece parla della possibilità di invitare persone a vedere i nostri prodotti e quindi a cliccare mi piace sulla nostra pagina, in maniera da poterli rivedere ciclicamente sul loro feed, sulla loro bacheca, sulla base ovviamente del punteggio che ci viene assegnato dall'algoritmo. Un'altra parte molto utile delle pagine business è che ti danno la possibilità di accedere a delle statistiche nettamente più dettagliate rispetto alle pagine personali. Quindi, come business, puoi fare i tuoi studi di mercato, puoi renderti conto di
quali contenuti stanno funzionando di più, qual è la fascia d'età che funziona meglio, che reagisce meglio ai tuoi contenuti, ai tuoi prodotti, ai tuoi servizi, se le persone interessate ai tuoi contenuti sono più donne oppure sono più uomini. Puoi raccogliere tra l'altro recensioni da parte dei tuoi clienti, quindi c'è una vera e propria sezione sul tuo profilo in cui puoi mostrare, puoi raccogliere tutte le recensioni che arrivano da parte dei clienti. Questo è un buon aspetto secondo me, ovviamente dal punto di vista del libero mercato, quindi se sei un truffatore, se non vendi qualcosa di utile alle persone, le persone lo possono scrivere e nel momento in cui vedo una recensione negativa sul profilo di una pagina business, ci penso due volte prima di acquistare o prima di contattarli. Dall'altra parte, dà anche a te, che sei il proprietario del business, la possibilità di rispondere a queste recensioni. Molto spesso capita che, data la possibilità di lasciare recensioni negative, in questo caso non sto parlando di Facebook, ma sto parlando di internet in generale, molte persone lasciano commenti negativi, recensioni negative sulla pagina dei propri competitor. Questo è un aspetto che si può risolvere appunto grazie alla possibilità di rispondere a quelle recensioni. Quindi se tu non riconosci una persona, oppure se quella persona sta dicendo solo la sua versione, ma sta nascondendo il motivo per cui tu hai agito in un determinato modo, hai tutta la libertà di poter rispondere e di poter reagire alla sua recensione negativa. Stiamo arrivando alla fine, non mi mollare. La prossima caratteristica delle pagine business è che puoi creare una vera e propria vetrina per i tuoi prodotti. Si chiama Facebook Shop, puoi aggiungere i tuoi prodotti e puoi linkare le schede prodotto direttamente al tuo sito o direttamente al checkout del tuo sito. Quindi è come se avessi già inserito il tuo prodotto nel carrello e la persona dovesse unicamente aggiungere i dettagli del pagamento e acquistare. Infine, nelle pagine business puoi pubblicizzare i tuoi contenuti grazie a Facebook Ads. Ed infine, passiamo al cosa fare e cosa non fare con la tua pagina personale e con la tua pagina business. Iniziamo con la pagina personale. È la prima cosa da fare in assoluto con un account personale su Facebook è dare valore in maniera disinteressata. Nel momento in cui fai qualcosa per aspettarti qualcosa in cambio, sei destinato a fallire. E in particolare sui social media, in particolare su Facebook, questa incoerenza tra ciò che dai e ciò che ti aspetti di ricevere si nota lontano un miglio ed è veramente, veramente noiosa. La seconda cosa da fare è esprimere la tua opinione. Là fuori è pieno di profili che non fanno altro che spiare di nascosto ciò che stanno facendo gli altri in maniera abbastanza lugubre. Evita di farlo. Se stai seguendo determinati contenuti e se questi contenuti ti piacciono, ti interessano, scrivi la tua opinione. Come abbiamo detto nel capitolo precedente, Facebook è come una grande piazza ed in una grande piazza, se tu ti fermi a fissare le persone, a guardarle da lontano, senza interagire con loro, sei davvero, davvero ambiguo e non vorrei avere a che fare con te. Quindi, se questo è il motivo per cui hai aperto il tuo profilo personale, cambia. La terza cosa da fare sulla tua pagina personale è ripulire il tuo profilo. Ora, io ho 24 anni, ho aperto Facebook che ero alle superiori, ne avevo 17, 18, qualcosa del genere. È chiaro che all'inizio pubblicavo foto da 17enne, quindi foto alle feste, foto qui facevo gli affari miei, diciamo. Però nel momento in cui cresci e nel momento in cui Facebook si è evoluto e ha preso piede in tutto il mercato mondiale, devi fare degli adattamenti al tuo profilo personale. Il mio consiglio è quello di trattarlo come un curriculum. Come se fosse il tuo curriculum. Negli ultimi 2 anni ho assunto numerose persone, sia come contractor che come persone più vicine alla mia azienda. In questi casi non ho mai chiesto un curriculum. Può essere un errore, posso aver sbagliato io, però ti assicuro che anche le altre aziende, per quanto magari possano richiedere un curriculum, guardano il tuo profilo Facebook, guardano il tuo profilo Instagram e cercano di farsi un'idea di chi sei tu. Cercano di farsi un'idea non soltanto sulla base dei contenuti che pubblichi, ma anche sull'attitudine, sui principi che fai trasparire, che trasmetti attraverso i tuoi profili. Quindi, se hai foto in cui sei ubriaco marcio, se parli di religione, politica, se hai perso le staffe in alcuni dei tuoi contenuti, torna indietro, cancella tutto quello che può non essere utile ad un datore di lavoro. Un'altra cosa che ti consiglio candidamente è quella di non condividere i contenuti degli altri o di limitare il più possibile. Se hai una pagina in cui condividi solo ed esclusivamente contenuti di altri, non trasmetti quella che è la tua personalità. Quindi il profilo Facebook personale non ha molto senso di esistere. L'ultima parte di questo capitolo è quella
che riguarda le cose da non fare se hai un profilo business. La prima cosa da non fare se hai un profilo business, e a questa ci tengo particolarmente, è condividere i tuoi contenuti personali. No selfie, no politica, no religione, no auguri di compleanno, no battute, no condivisioni di video divertenti, e potrei continuare per tutta la vita a parlare delle cose da non fare su un profilo personale. Lavorando con numerosi clienti, la maggior parte dei quali hanno profili business, mi sono imbattuto in molti profili strani. Cioè, se tu stai vendendo qualcosa, non puoi da una parte mostrare ciò che stai vendendo e nella foto successiva parlare del tuo cane. Sono due pagine completamente diverse. E allo stesso modo il consiglio è quello di non cercare di vendere i tuoi prodotti o i tuoi servizi attraverso la tua pagina personale. Oltretutto c'è anche il rischio che ti venga bannata da Facebook. Quindi evita proprio di mischiare le due cose. Sono due cose completamente diverse. La seconda cosa da non fare è quella di apparire come dei venditori troppo aggressivi. Come abbiamo detto prima nel video, una cosa importante da fare è non cercare di vendere in maniera troppo spinta. Quindi l'obiettivo dovrebbe essere quello di dare contenuti ai tuoi potenziali clienti, di dare valore ai tuoi potenziali clienti, indipendentemente dal fatto che questi acquistino o non acquistino. Pensa con una mentalità di abbondanza, che loro acquistino da te o che loro non acquistino da te, a te non cambia niente. Il tuo business continuerà ad andare, tu sopravviverai. In fin dei conti è così che funziona. Le persone entrano su Facebook per svagarsi, per avere un minuto di intrattenimento, non per comprare i tuoi prodotti. Quindi, se impari a venderli nella maniera giusta, se impari a bilanciare le tue offerte con i prodotti di valore, allora capita molto spesso che le persone acquistino. Ma se tu cerchi tutti i giorni di martellare come fosse una televendita, oggi è l'ultimo giorno per ricevere il nostro prodotto con il 50% di sconto. L'indomani dici la stessa cosa, anche oggi è l'ultimo giorno. L'indomani ancora è sempre l'ultimo giorno. Non funziona. Cerca di dare valore ai tuoi clienti. Se acquistano da te attraverso la pagina Facebook, bene. Se non lo fanno, pazienza. Infine, la terza cosa da non fare è quella di condividere contenuti scadenti. Ci sono un sacco di attività là fuori, un sacco di pagine business che condividono foto fatte con il cellulare, un cellulare tra l'altro vecchio, non un cellulare di ultima generazione che comunque farebbe foto abbastanza accettabili. La maggior parte dei business là fuori non è in grado di editare le proprie immagini, utilizza software che abbassano notevolmente la qualità delle immagini e la qualità delle modifiche che fanno, quindi non farlo. Assumi qualcuno, investi, è il futuro del tuo business. Non c'è alcun motivo per cui tu debba condividere contenuti di qualità scadente che non fanno altro che quasi infastidire i clienti. Quindi, oggi come takeaway abbiamo una pizza con funghi, olive e qualcos'altro. Se sei stato attento alla lezione di oggi, alla nonna di questo capitolo, potrei spiegare tranquillamente quali sono le caratteristiche di una pagina personale, quali sono le caratteristiche di una pagina business, cosa fare con la tua pagina personale e cosa non fare con la tua pagina business. Anche la lezione di oggi è finita. Se questo video ti è piaciuto, lascia un commento, un like sulla base della descrizione in alto. Grazie infinitamente per la tua attenzione e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!